Siamo a Rocca Costanza, apre oggi al pubblico il villaggio di Babbo Natale, villaggio che si estende su una superficie di oltre 2000 metri quadrati. Il sogno del Natale arriva a Pesaro con il Christmas Village. In città si respira già l'atmosfera della Lapponia, un mese pieno di magia e divertimento per famiglie ed adulti, poiché da sabato scorso, giorno ufficiale dell'apertura, fino a 6 gennaio 2022 il villaggio di Babbo Natale, realizzato all'interno della manifestazione Pesaro nel cuore, sarà aperto tutti i weekend dalle 10 alle 19, apertura straordinaria nello stesso orario per l'8 dicembre e poi sempre continuativamente dal 23 dicembre al 6 gennaio. E sono proprio i simpatici folletti dalle orecchie a punta a condurre il pubblico, una volta entrato, in un tour magico all'interno. L'ingresso costerà 15 euro per adulti e bambini e sarà gratuito per i più piccoli da 0 a 3 anni. Un evento nell'evento, poiché ad accogliere i visitatori ci sarà anche il musical Natale da favola, che andrà in scena 4 volte al giorno, alle 12, alle 14.30, alle 16, alle 18. All'interno del nostro parco tematico avremo un'esclusiva, che è una produzione realizzata ad hoc, è il nostro musical. Verrà cantato e verrà ballato dal vivo grazie ai nostri esperti professionisti e racconteremo la magia del Natale. Lo facciamo all'interno di questo parco tematico, che è costituito dalle 3 strutture principali, che sono la casa di Babbo Natale, che è il ricovero della slitta e l'ufficio postale. In giro per il parco si troveranno continuamente delle animazioni legate ai nostri attori, per cui insomma è un coinvolgimento continuo. E da sabato a Pesaro si sono aperte ufficialmente le danze del Natale nel cuore 2021-2022 con le performance itineranti delle bande musicali di Candelare e Colombarone. E poi via i mercatini tipici, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo e al maxi scivolo in via Curiel, con tanti curiosi che non si sono voluti perdere il primo giorno di apertura. Sempre dalla piazza, ogni 30 minuti, partirà il trenino We Pesaro Express, che passerà per le vie del centro storico. E l'albero dalle 96.000 luci a LED è stato finalmente acceso, pur senza cerimonia ufficiale. Per evitare assembramenti eccessivi, abbiamo evitato la tradizionale accensione dell'albero, a star con la mascherina, perché è evidente che sono tante le persone che già oggi frequentano la città e quindi bisogna evitare il più possibile di far aumentare i contagi. E approfitto anche di questa occasione per invitare ancora tutti a vaccinarsi, o meglio vivremo il Natale complessivamente quest'inverno. E attrazioni storiche come l'albero più luminoso d'Italia alle mie spalle, e la pista del ghiaccio intorno alla fontana, che rendono tutto più magico. Siamo molto contenti, voglio ringraziare Massi Santini perché ha fatto un lavoro straordinario di coordinamento. Non è mai facile organizzare un Natale così ricco e pieno di attrattività, ma farlo anche in un momento ancora nel quale dobbiamo combattere contro il Covid è ancora più complicato.